Un saluto a tutti dal Criticone. Questo che vi mostro oggi è un telemetro modello 60 metri, significa che è possibile misurare fino a una lunghezza, una distanza anzi massima di 60 metri e attraverso il LED laser che è presente sul dispositivo. E il negozio presso cui l'ho acquistato è la TechLife, come avete visto sicuramente dalla scatola. E quello che posso dirvi su questi dispositivi è che sono molto utili se dovete prendere delle misure magari all'interno del vostro appartamento oppure per chi lavora a livello professionale nei cantieri e quindi ha bisogno di rilevare quindi delle misure precise, e specie perché poi offrono anche diverse funzioni integrate, quali per esempio il calcolo dei metri cubi, dei metri quadri, le funzioni trigonometriche che quindi consentono di calcolare l'ipotenusa o magari la distanza triangolare, insomma, della parete. E insomma niente, quindi sono dei dispositivi molto piccoli che per questo tipo di cose sono davvero molto utili. E all'interno della confezione, in questo oggetto in particolare, come vedete sono rimasto molto contento perché ho trovato anche le batterie, che in genere in molti altri prodotti che mi sono capitati di acquistare non erano presenti. Voglio quindi procedere con, oltre allo spacchettamento che sto già facendo, un esempio di come si utilizza. Allora, innanzitutto andiamo ad effettuare una prova per vedere se le misurazioni di questo strumento sono precise. Allora, io vi faccio prima vedere al volo come funziona. Adesso lo spengo, lo riaccendo per mostrarvelo. Allora, questo tasto serve per accendere e prendere la lettura, questo per spegnerlo o cancellare l'ultima lettura. Come vedete sono presenti due livelle che ci servono per verificare che lo strumento sia in piano. Per quanto riguarda gli altri tasti, allora questo tasto serve per effettuare vari tipi di misura. Allora ci indica da punto punto, che era quella di prima, e qui ci indica se vogliamo misurare il quadrato di una certa misura, cioè se vogliamo prendere base per altezza, prendiamo le due misurazioni e lui ci fa il quadrato. Questa è per prendere le misure cubiche, quindi se vogliamo prendere il volume di una stanza, come vedete prendiamo le tre misurazioni e poi ci offre, diciamo, qua sotto il risultato in metri cubi. Se prendiamo di nuovo, qui abbiamo il calcolo dell'ipotenusa, quindi diamo i due cateti e misuriamo e lui ci effettua la misurazione dell'ipotenusa e così via. Qui abbiamo, diciamo, altri tipi di misurazioni pitagoriche, qui se vogliamo prendere direttamente il lato, qui se le vogliamo prendere tutte e così via. Qui ci sono vari tipi di calcoli pitagorici. Questa era quella iniziale che avevamo, quindi in metri. Allora, adesso andrò a effettuare questa lettura. Un'ultima cosa, qui se vogliamo sommare oppure sottrarre le misurazioni che andiamo ad effettuare, e qui se le vogliamo memorizzare. E qui, dunque, per quanto riguarda questo tasto qui, ci consente di scegliere se vogliamo effettuare la misurazione dalla punta del dispositivo oppure dalla parte dietro. Cambiando, come vedete, cambia il disegnino se vogliamo prendere la misurazione dalla parte frontale o dalla parte posteriore. Andiamo ad effettuarlo, io direi, dalla parte frontale. Andiamo a disporre su questo metro che io qui ho posizionato. Io posizionerei in maniera tale che noi andiamo a misurare da 40 cm fino a qui che sta sui 10, come vedete. Quindi andiamo ad effettuare una misura punto punto. Come vedete il LED ha preso la misura, confermiamo il dato e ci dice 30,2 cm, quindi questo sarebbe 302 mm. Quindi questo che vedete in fondo è uno scarto, diciamo, di un paio di millimetri, che è assolutamente, diciamo, normale. Insomma, ci può stare un millimetro o due di scarto, sia più che meno. Su Amazon lo troviamo per un prezzo di 30 euro, diciamo, considerando che da quello che ho visto è quello col prezzo più basso, e la funzionalità abbiamo visto che c'è, e io direi che mi sembra un ottimo acquisto.